Eccoci qua, amici grandissimi. Allora, in questo videolino vi racconterò cosa è successo l'11 aprile 2024 e nei giorni immediatamente precedenti. Una delle cose più belle che mi sono capitate grazie alla mia passione per la musica, ma anche grazie soprattutto a 30 anni di passione per i Diti FIBA e soprattutto per Piero Pelù. Ho avuto l'occasione di incontrarlo in un meeting segreto clandestino, nessuno sapeva, nobody knows, ma io c'ero, io lo sapevo e adesso vi racconto come mai e soprattutto vi racconto perché Piero Pelù mi ha macchiato il bar. Grandi! WhatsApp musicali, 7 note vocali in 7 giorni per parlare della nostra passione sulle 7 note. No Luca, bellissima, però sarebbe WhatsApp musicali, tipo in dialetto. Ah, boh, vabbè. Ecco qua amici, mi è arrivata una mail da Piero Pelù, speak easy da Piero. Ragazzacci, tenetevi forte, giovedì 11 aprile, ore 18, è previsto un evento esclusivo a Firenze da Piero, andiamo tutti da Piero a casa sua. Per ora vi niente di più, se non che dalle 21 di domani, ma che in realtà sarebbe oggi che sto registrando, venerdì 29 marzo, sarà possibile prenotarsi all'evento compilando il form. Alle prime 40 persone che si prenoteranno riceveranno da martedì 2 aprile. Amici, allora siamo qui, ci vediamo, filmiamo, che ci registriamo, facciamo tutto e incrociamo i diti! Ho tremato! Attenzione, dai, ti lesi Chiara? No, dov'è Vicenza? Fatto 10 secondi, ho perso tantissimo tempo. Sono amici, l'abbiamo fatto, l'abbiamo registrato in pochi secondi, mannaggia, confidiamo di essere riusciti, vedremo 2 aprile, confidiamo, incrocia i diti, siamo i diti, Giulia, guarda, incrocia i diti, mamma, anche tu aggiungi i diti, ci vediamo al prossimo pezzettone di video. Allora amici, amici, è il 3 aprile e ho appena ricevuto la mail che aspettavo, grandissimi! Sono stato selezionato per andare a incontrare Piero Pelù la settimana prossima! Mannaggia patataia, la pelle duchissima, alta! Vi avverto che mi hanno detto che mi, come si dice, poi ve la leggo la mail, sono tutto agitato, sono in macchina, ho appena visto la mail ed è una cosa che mi ha reso felicissimo! E adesso mi devo organizzare, devo prendere ferie, ma mi licenzio, non vado più a lavorare, vado a incontrare Piero Pelù. Ma dovrò andarci senza smartphone perché mi hanno scritto che me lo ritirano prima di entrare. Mannaggia, io come faccio a fare il blog? Oh no. Mi arrestano, mi licenzio, non capisco più niente, amici. È bellissimo. Poi vi leggo la mail, ma intanto volevo dirvi subito. Mannaggia, bella dai, automodo! Allora, oggi è il 6 aprile, quindi andiamo a vedere quella mail che mi è arrivata, che mi ha agitato tutto. L'avete vista tutti quanti, sono in fermento assolutamente. Andiamo a vedere quella email, ve la leggo immediately. Allora, ciao, ti confermiamo che sei stato inserito in lista per partecipare all'evento esclusivo dell'11 aprile, mannaggia patataia, che si terrà a Firenze dalle 18 alle 20 circa. In un paio d'orette con Piero, ti chiediamo di rispondere a questa email col tuo nome e cognome per confermare la presenza entro non oltre le 14 di venerdì 5 aprile, quindi ieri. Mannaggia patataia! No! L'ho mandata, amici, tranquilli, era uno scherzone, l'ho mandata ieri. Se non riceveremo risposta entro questa scadenza del tuo posto, verrà assegnato un'altra persona, assolutamente no, absolutely not.
Ti chiediamo di risponderci anche in caso non potessi partecipare per poter cedere il tuo posto che è mio e nessuno me lo toccherà. Dio me l'ha dato e guai chi lo tocca. Nota bene? Questa cosa è interessante. Mi dispiace per voi, ma vedrete che sarà assolutamente interessante quello che vi racconterò lo stesso. Non sarà possibile accedere all'evento con il proprio smartphone. All'ingresso ritireremo tutti i cellulari che verranno restituiti alla fine dell'evento. Se non accetti questa condizione, ti preghiamo di disdire la tua prenotazione. Come faccio a fare il blog io? Mannaggia, dai, mi porto la telecamera. Assolutamente una telecamera grande così. Non è mica uno smartphone. E vado dentro e filmo tutto. Mercoledì 10 aprile, quindi il giorno prima dell'evento, ti manderemo una nuova email con l'indirizzo esatto all'evento e modalità di partecipazione. Staff Pierbiu! Grandissimi amici! Allora... Giusto per confermare che rimanga, voglio che questa cosa rimanga per i posteri. L'altro giorno giustamente i dimensioni mi hanno detto, ma ascolta me, ma tu stai andando a rispondere a una mail che ti è arrivata e non sei sicuro chi ti ha scritto, ti chiedono di dare il cellulare, magari ti portano in un angolo, ti menano, ti portano via i vestiti e tutto quanto e tu sei anche... Ma non è già fatto, dai amici, se succederà vedete che l'entusiasmo mi ha fatto un brutto scherzo, andrà su questo video su tutti i telegiornali, però ricordatevi di me che sono andato molto felice a vedere Piero Piu. Ci vediamo alla prossima! Allora, martedì 9, ci siamo, mancano due giorni, incontrare Piero Piu a farmi togliere il rene, vedremo, sono a prove, grandissimi amici di Menzioni, allora, grandissimi, vengo giù, fatto prove, come sono andate? Tutto ok. Wow, tutto il mondo, cosa vuoi dire al megafono? Niente. Fuck, mannaggia, patataia. Allora, però, Paolo mi ha portato un pacchettino e mi deve dire una cosa. Sì. Allora, caro squaio. Sì. Aspetta che guardo i tuoi amici. Puntino. Sì. Che sono me. Che vale. Esatto. E neanche questo, tanto. Questo qua devi aprirlo dopo l'ultima doccia che farai prima di andare a vedere. Piano Milano! Mannaggia, mi tocca fare la doccia. Quindi Piero Pelò, donne. Mancano due giorni, spero che te infassi un'altra doccia. Adesso non è in piano, ma vediamo se è possibile. Dopodiché, aprilo. Amici, aprirò il pacco. Salutate le menzioni! Ciao! Allora, oggi è il 10 aprile, manca un giorno ad andare a incontrare Piero. Allora, fatto sta, sono in stazione a Milano, ho appena ricevuto la mail e mi viene da dirvi, amici, io non ho ancora capito se è tutta una truffa per portarmi via gli organi, cosa assolutamente possibile, ma se è così glieli do volentieri perché sta truffa sta prendendo una piega molto molto bella, molto interessante. Dove ci incontriamo domani con Piero? A Firenze, ok, ma in via dei Bardi 32, ovvero la prima sala prove dei Litfiba, ma non solo, per chi non lo sa, Litfiba significa proprio l'Italia, Firenze, via dei Bardi, quindi è proprio il posto che ha dato anche il nome ai Litfiba, quindi sono fuori di testa completamente anche a questa notizia. Allora, cosa succede? Adesso sono venuto qui e mi è venuta un'idea di andare a comprarmi un vinile per farmi firmare quello e oltretutto non sapendo quale, non sapendo così, però fatto sta che ho trovato solo Infinito, quello che ha fatto litigare Piero e Ghigo e non mi sono sentita di comprarlo. Vediamo se domani a Firenze troviamo anche un vinile da farmi firmare così poi da prenderlo, ma amici è una figata sta cosa, vorrei gridare ma qua in stazione Milano mi portano via, quindi ci vediamo domani, ciao ragazzi! Un'altra di cosa che è successa bellissima su questo viaggio per incontrare Piero Pelù. Sono appena arrivato, sono appena sceso dal treno, sono a Vicenza, salito in macchina, ma siccome non potevo dire mannaggia patataia in treno con tutta la gente che c'era, lo faccio ora immediately now. Allora, cosa è successo? Allora, durante il viaggio in treno, ovviamente mi guardo un po' domani cosa fare, cosa non fare, soprattutto in che ristorante andare, sto lì che cazzeggio col telefono un po', e a un certo punto mi viene voglia di guardare l'Instagram. Io non guardo mai Instagram, lo metto qualcosa su WhatsApp musicali, ma in realtà non è una cosa che io guardo.
E mannaggia patatai, amici, c'era una... Vedo un... sul profilo di Piero Pelù Official, Official, sarebbe Official, però non ditelo alla mia teacher d'inglese, e cosa è scritto? Una cosa scritta a mano. Sostanzialmente, amici, lui ha messo degli appunti scritti a mano in cui dice che dopo che ha avuto i problemi di udito l'anno scorso, che appunto ha avuto uno shock acustico e ha dovuto sospendere tutto il tour e quant'altro, mannaggia, Piero Pelù è andato in depressione. Poi racconta un po' di cose e dice che alla fine solo la Dea Musica l'ha aiutato ad uscire dalla depressione. Mannaggia, patataia, Piero, ma a me lo dici? Allora, per chi non lo sa, io ho la sindrome di Meniere, che è una sindrome che appunto mi ha fatto perdere un po' l'udito, ma soprattutto mi fa venire le crisi di vertigini. La prima cosa che mi hanno detto i dottori nel 2011 è stata quella: molla di suonare, don't music more, smettila di suonare, mi hanno detto. E all'inizio io l'ho fatto, ma avevo capito che non era quella la strada per poi star bene. Allora, amici, io è grazie alla musica che sono così e che grido mannaggia patataia sui palchi, sull'internet, eccetera. È assolutamente grazie alla musica. Mi si è spenta la luce, non avevo pagato le bollette, scusate. Quindi appunto è grazie alla musica se continuo a gridare mannaggia patataia, e di sicuro non sono caduto in depressione. Quindi mi è venuta voglia domani di fare due cose. Uno, ho voglia di scrivere a Piero Pelù questa sera quando vado a casa. Anzi, l'ho già fatto in treno, mannaggia, ho scritto quei messaggi, li ho scritti gli appunti, ecco, mi sono messo in treno a scrivergli un pensiero su questa cosa, volevo condividerla, poi io domani, se ho l'occasione, gli darò la lettera. E soprattutto stasera vado a casa, mi smonto il battipenna che ho fatto per omaggiare la musica nel mio basso, e soprattutto per omaggiarla, per avermi aiutato ad uscire un po' da un momento difficile legato appunto alle vertigini e alle perdite di udito. Ed ecco cosa gli faccio firmare a Piero Pelù: il battipenna del basso. Mannaggia, amici, è meraviglioso. Mannaggia patataia. Allora, sono da poco passate le 11, ormai è ora di andare a dormire, ma non so cosa stanotte quando dormirò, però ho appena fatto l'ultima doccia prima di andare da Piero Pelù e appunto ho il regalo del mio amico Boggia da aprire, quindi adesso facciamo l'unboxing, mannaggia patataia, l'unboxing qua in bagno. Amici grandissimi, lei, mia moglie, per chi non sapesse, saluta gli amici di YouTube, ciao. E siamo arrivati all'11 aprile, la grandissima giornata, siamo in viaggio, siamo tra Bologna e Firenze, tutto perfetto finora, arriviamo a Firenze tra 30 minuti, quindi siamo a metà di questa esperienza. Mannaggia patataia! Di mannaggia patataia! Mannaggia patataia! Allora, dovete sapere che questo è un video sponsorizzato, quindi come fanno i youtuber veri, arriva il momento in cui ringraziare gli sponsor che consentono l'effettuazione di questo video. Quindi, amici, volevo ringraziare lo sponsor principale di questo video, e grazie, posso fare ste minchiate. Prego. Guarda, tu vado a tagliare tutti i frati, andiamo! Sogna.
Allora amici, mancano poche ore, però intanto direi mangiamo qualcosetta, giusto amore? Sì. Posticino e carino. Ah, tremo tutto ragazzi, tremo tutto. Allora sono le 17.30 circa, chiara, sì, 17.30, manca 30 minuti e siamo arrivati in Via dei Bardi, dove appunto c'è la sala prove, la prima sala prove di FIBA. Amici, ho la pelle d'occhissima, chiara tasta, fa vedere che mi tocchi benissimo, e adesso vi porto a vedere la sala prove di FIBA. Madonna mia, posso tanto ci fa partire. Siamo arrivati, manca un quarto d'ora, ho la pelle d'occhissima altissima e qui dove è scritto Lit FIBA è il posto dove è nato tutto e oggi incontro Piero. Io adesso spengo, ci vediamo fra due ore, quel che succede succede, in ogni caso bellissimo, bellissimo. Terremoto! Allora amici, allora sono appena uscito e poi vi racconto tutto, ma io qua il mio amico Gavino che ha il dollaro col corno cuore che viene da Algaro, giusto? Sì, sì. Giusto. Sardegna, prodotto e confermato. Uè, in Sardegna sono avanti, hanno i dollari col corno cuore, ragazzi. Mannaggia, patatai! Dovete mettere la Sardegna. Guarda cosa sto facendo. No, bellissimo. Guarda questo attributo che abbiamo noi in Sardegna. Dai, che bella. Ok. Grazie. Una me la finisce, per favore. Questa è tua. Aspetta, questa la tengo io, questa te la firmo. Che sennò finiva a schifio. Questo è legato il mio acufene, questo battipene. Guarda, sembra il nostro acufene. Le vertigini. Ho creato questo battipena perché i dottori mi hanno detto smettere di suonare. Io ho detto no, io continuo e me lo segno qua. Bellissimo. Grande Piano. Grande. Ci vediamo al prossimo acufeno. Stanotte. Allora, alla fine hanno fatto entrare anche lei. Siamo appena usciti. Ho chiacchierato con Piero, ho fatto firmare battipenna, gli ho dato la lettera, mi ha battuto il 5. Cosa è successo dentro? Ha fatto due volte il singolo nuovo, ce l'ha un po' spiegato, una bomba. Vorrei dire mannaggia patataia, ma sono fuori di me.
Amici, dopo vi racconto meglio. Bellissimo. Stupendo. E allora qua, amici, devo fare un piccolo inciso. Sono andato avanti col tempo perché devo tornare indietro e raccontarvi una cosa che era successa prima, perché poi è successa... Ma è una cosa pazzesca! Allora, adesso vi faccio vedere nel browser questa cosa finché ve la racconto. Attenzione che mi metto nel browser. Sostanzialmente, appunto, qualche giorno prima dell'incontro con Piero, avevo visto che sul sito, sulla pagina Facebook di battipena.it, l'amico artigiano che appunto costruisce questi battipena, che è quello che mi ha fatto il battipena personalizzato qualche anno fa, aveva cominciato a mettere appunto i battipenna più belli che lui ha realizzato, e aveva messo anche il mio, mi ero accorto qualche giorno fa, anche quando appunto ho avuto la foto con quella con l'autografo di Piero Pelù, ho detto adesso vado e gliela metto sotto, no? E guardate un po' cosa è successo, stavo scorrendo appunto alla ricerca del mio battipenna, eccolo qua, voi vedete, io per errore veramente, e qui c'è la foto che avevo inserito io, ma guardate un po' cos'è il post immediatamente sotto. C'è lui, mannaggia patataia, in via De Bardi 32. Ditemi voi se questa non è una cosa fuori di testa! Allora amici, siamo arrivati alla fine di questa giornata, in realtà manca solo 3 ore e mezza per tornare a casa. Ma meraviglioso. Allora vi devo raccontare cos'è successo dentro, perché in realtà voi non ci siete venuti con me dentro, ma è stata una cosa incredibile. Allora succede che appunto quando noi siamo scesi in questa cantina, che ricordo è la cantina dove hanno cominciato a suonare Itfiba, ci hanno ritirato il telefono, l'abbiamo messo dentro una bustina e appunto ci hanno dato, vabbè, un numero e chi se ne frega. Però la cosa bella poi è che quando ho visto, sono entrato e c'era questa enorme cantina sotto un palazzo storico di Firenze, molto grande, e c'erano gli strumenti. Mannaggia patatai! E soprattutto c'era questo striscione con la canzone Novacioc scritto, e appunto ci aspettavamo che a quel punto lì Piero avrebbe suonato dei pezzi. Eravamo appunto una quarantina, mannaggia, e poi è venuta anche lì. L'hanno fatta entrare perché era rimasta da sola fuori in strada ad aspettarmi, e gli hanno detto: ma tu cosa fai lì? Vabbè, va dentro anche tu, dai, vabbè, anche se non sei iscritta. Allora ragazzi, cosa è successo? Che appunto meraviglioso, appunto c'era una spina di birra, hanno cominciato a darci birrette, ne abbiamo bevuto 2 o 3, ho conosciuto appunto 2 amici, anzi adesso vi faccio vedere il video di loro. Uè, amici di WhatsApp, siamo ancora qua in via De Bardi con il mio amico Jacopo e il mio amico Gabino. Siamo appena usciti. Grande Piero! Live. Jacopo di Pistoia e lui di Agnello. Abbiamo raggiunto la pace dei sensi. Bruciati totalmente. La cosa più bella è stata che ci hanno offerto da bere. Bellissimo, è stato grande. Noi ci siamo divertiti. Mondiale, perfetto. Ciao amici WhatsApp! Ecco, appunto, con loro abbiamo avuto 2 birrette e poi all'improvviso esce Piero e con 4 musicisti nuovi per la sua band, tranne Luca Martelli, un grande, di cui ho fatto una foto. Ecco qua. E niente, praticamente ha fatto 2 volte il nuovo singolo che comincerà ad uscire a breve, del nuovo album che uscirà in giugno. E lui l'ha anche interpretato, l'ha recitato prima di cantarlo, è un brano contro la guerra, si intitola appunto Novacioc, però incredibile, appunto eravamo lì nella quarantina dentro il luogo in cui Litfiba ha cominciato a suonare, dove secondo me si sono fumati e bevuto l'impossibile, ma essere dentro lì è stata una cosa meravigliosa. Sentire un brano inedito di Piero lì davanti a 2 metri, ancora più incredibile. E dopo appunto lui è andato via, c'è stato un po' di smarrimento lì, come tutti quanti hanno detto, ma ok, basta, è finito, è così, no? Però io ero già strafelice a bomba, e poi ci hanno detto, dai, se uscite, facciamo una foto tutti insieme e poi vi fa qualche autografo. Mannaggia patataia, allora eravamo lì appunto che aspettavamo, e tutti si facevano l'autografo, già la maglietta che ci è andato, piuttosto che qualcuno aveva il libro. Sono arrivato io col mio battipenna, appunto dell'idea che ho avuto ieri, che vi ho raccontato. Subito ha firmato, si sembrava andare via, poi fa, ma aspetta un attimo, ma cosa che stai dicendo degli acufene? E allora appunto lì sono tornato indietro, gli ho spiegato tutto di nuovo, gli ho dato la lettera, e poi ci siamo battuti il 5, e vabbè, incredibile.
Ragazzi, è stata una giornata meravigliosa, sono stracontento di essere venuto qui, di averla fatta, di avervela raccontata, perché oltretutto rimarrà per sempre questo racconto e spero veramente che abbia trasmesso la passione, la gioia, cosa fa la musica, che gioia può donare la musica. Sono contento, dove è andata? È sparito lo sponsor, volevo ringraziarla qui alla fine del video, lo sponsor, però è andato via. E niente, meraviglia, grazie a tutti, grazie anche a chi ci ha tenuto i ragazzi questa sera, i miei, mia sorella eccetera, ma a voi è meraviglioso. Io questa sera torno a casa veramente felice e ringrazio la passione per la musica che mi ha regalato questa bellissima esperienza. Ciao amici da Firenze, buonanotte. Mannaggia a padadaia. Ragazzi, sono ancora qua, sono 3 ore che guido, siamo arrivati a casa, 5:30, non sono neanche sceso dall'auto, I didn't got out from the car, perché mi è venuto in mente che non vi ho detto che se questo video vi è piaciuto vi dovete iscrivere al canale e mettete un bel like, perché altrimenti è un video di YouTube che non vale niente se non lo dico. E adesso io vado a ringraziare lo sponsor. Ciao! WhatsApp musicali. 7 note vocali in 7 giorni per parlare della nostra passione sulle 7 note. Adesso così va bene. Oh, perfetto. Così, grande. No, l'avevo firmato storto!